Ecco le ultime immagini di Abdel Rahman Shaban, lo studente di 27 anni originario della provincia di Kafr al-Sheikh, che nella giornata di venerdì ha ucciso a colpi di coltello due turiste tedesche in un resort nella località balneare di Hurghada, nel Mar Rosso. Quattro i feriti dell'attacco, i cui motivi sono in parte sconosciuti. L'attentatore, giunto a nuoto sulla spiaggia privata dell'albergo, è stato arrestato ed è sotto interrogatorio al Cairo. A risentirne soprattutto l'economia e il turismo del paese, già messo a dura prova dopo la rivoluzione del 2011 e l'abbattimento di un jet russo nel 2015 rivendicato dall'ISIS. L'indagine è ancora in corso, ma sinceramente credo che si sia trattato di un lupo solitario con problemi di natura personale, dice il gestore di un bar locale. Stando a quanto riferisce una fonte di sicurezza citata dall'agenzia di stampa DPA, l'uomo aveva contatti con l'ISIS e aveva ricevuto l'incarico di uccidere turisti stranieri sulle spiagge di Hurghada. Finora non ci sono state rivendicazioni dell'attacco.